In contrapposizione alla candidatura a sindaco del primo cittadino uscente di Montalbano e Licona Filippo Taranto c'è, come già annunciato, l'avvocato Nino Todaro. Con esperienze politico-amministrative di assessore e consigliere comunale, Todaro intende chiamare a raccolta tutti i cittadini del centro montano. Credo che nella vita di ciascuno di noi arriva un momento in cui bisogna avere il coraggio di metterci la faccia e soprattutto di non delegare a nessuno il futuro dei nostri figli. Ho contestato e contesto a Filippo Taranto che nella vita c'è un tempo per tutto. Il tempo del dottore Taranto credo sia terminato. Saranno poi i cittadini a giudicarlo, ma ritengo che la sua sia stata una rivoluzione incompiuta. Montalbano purtroppo non è il paese dei balocchi che si vuole dipingere, ci sono tante criticità, tante difficoltà e vi è soprattutto necessità, questo è quello che io contesto, di avere una squadra con cui confrontarsi e con cui affrontare tutte le sfide. I cittadini di Montalbano devono ritornare ad essere il punto di riferimento, deve esserci una politica inclusiva, di confronto, di dialogo che manca da anni a Montalbano e di questo noi siamo assolutamente convinti, e tant'è vero che sono assolutamente contento, soddisfatto, orgoglioso di essere riuscito a formare una squadra che mi sta dando grandissime soddisfazioni, un grande aiuto. Io ritengo che la politica sia assolutamente confronto. Qualsiasi iniziativa, qualsiasi progetto, qualsiasi idea è frutto di un confronto con i cittadini, con tutti coloro che si occupano della macchina amministrativa, con tutti coloro che vogliono e che devono essere chiamati a scrivere una pagina storica di Montalbano.